Questo presidio della memoria è un primo passo verso una rappresentazione a tutto tondo della storia di quelle officine. Quindi da una parte l'orgoglio professionale dei lavoratori che costruivano i loro strumenti di lavoro per adattarli alle necessità dello stabilimento, ma anche appunto la storia dell'amianto e quindi una sconsiderata gestione della sicurezza negli anni 60-70. Potrà essere un luogo di insegnamento ai giovani e ai ragazzi delle scuole che potranno apprendere questi diversi aspetti del lavoro e forse avere una diversa sensibilità rispetto alla necessità che si vada al lavoro con dignità e con sicurezza, insomma, che non ci sia un'alternativa fra la sicurezza sul lavoro e il lavoro stesso, che sono entrambi necessari per una società più civile. È importante ricordare questa storia perché è la storia di questa città, è la storia di tanti lavoratori, tante lavoratrici di queste officine. Ha attraversato tutta la storia del Novecento del nostro paese ed è la sintesi della capacità professionale, delle lotte, delle conquiste e anche delle sconfitte del movimento operaio. In più è un presidio che serve anche a ricordare quanto difficile sia stato e quanto difficile è conciliare il lavoro e la salute e quanto importante sia battersi e lottare affinché non si possa morire di lavoro. L'iniziativa è nata grazie alla pazienza, alla dedizione di colleghi che hanno preservato questi oggetti, strumenti di lavoro dal tempo. Ogni oggetto racconta una storia, racconta la storia di lavoratori, racconta una storia di passione e di servizio, sia nei momenti belli che anche nei momenti meno belli. La guerra degli anni 40 distrusse l'officina e questo è significativo proprio della passione che i lavoratori avevano verso il loro lavoro. Costruivano per loro conto gli utensili con gli strumenti che erano rimasti a disposizione. Sono più di 300 i morti per l'amianto e ancora oggi muoiono. E allora questo presidio è utile per ricordare un passato di lotte, ma soprattutto un'attenzione per il futuro. Dire ai ragazzi, attenzione, non si deve mai subire sui temi della salute e sul lavoro, ma insieme, in una situazione di collettività, quindi sindacato, associazioni, far mai abbassare la testa e volere che i luoghi siano sicuri.